Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Vagrant Story, però purtroppo, ragazzi, è successa una cosa terribile. Ho perso la registrazione dell'episodio precedente, dove avevo addirittura affrontato due boss ed ero andato avanti con l'esplorazione della mappa. Ora, fortunatamente, filmati di trama non ce ne sono stati, quindi non abbiamo perso nulla dal punto di vista della trama, però abbiamo perso dal punto di vista esplorativo e ovviamente di intrattenimento. Perché avendo affrontato due boss, comunque la sfida si era fatta abbastanza accesa. Alla fine erano boss che sono riuscito a sconfiggere facilmente, quindi alla fine non c'è più di tanto. Ciò che vi devo fare vedere, ovviamente, è il fatto che ho un po' trafficato con i miei equipaggiamenti e come potete vedere adesso ho un completo quasi tutto praticamente in agane. Ho soltanto la ginocchiere di ferro che però comunque mi danno una buona difesa. Ho delle ottime statistiche, non so se ve le posso fare vedere in modo complessivo. No, questi sono gli oggetti. Non ve le posso fare vedere in modo complessivo, però vi posso fare vedere che l'esecutrice, guardate, tutte stats in positivo. La Magnolia Frau, che ovviamente dà sempre la sua potenza con i morti e i fantasmi. E poi ho preso anche un'altra spada, non so se questa l'avevate vista, ovvero la Dolce Morte, che praticamente è ottima, è una sorta di Magnolia Frau, però con un danno molto più alto, in argento addirittura. Poi ho craftato la Shamshir, che sarebbe la mia stessa spada, però con qualche statistica migliorata, molto efficace contro gli umani e i malvagi. E poi ovviamente la lancia che ho modificato unendo due lance in agane per migliorarne le statistiche. E infatti, come potete vedere, è una lancia che utilizzerò solo per i boss drago. Infatti, draghi affinità 19 e mi permette comunque nelle altre statistiche. Scusate, mi permette nelle altre statistiche di essere bene o male a un buon punto. Stavo formando i PP, infatti, come potete vedere, nell'esecutrice ho finito praticamente. Adesso dovrei farmarli nella lancia e nella dolce morte, quindi per ora li preferisco farmare qui, nella dolce morte, sperando di ottenere comunque tanta, tanta roba dal punto di vista di PP. Qui invece utilizziamo questo nuovo scudo che ho appena creato, in ferro, che però è più forte di tutti quanti gli altri nagani messi insieme, quindi tanta roba e continuiamo la nostra esplorazione. Purtroppo, ragazzi, non posso più recuperare quei video perché praticamente si è cancellata la parte video, è rimasta soltanto la parte audio. Una porta si è aperta. E quindi qui devo stare attento perché adesso. Qui cerco di colpire, di fare danni perché voglio accumulare i PP con quest'arma, anche se utilizzando la barbuta in Hagane, ottima, anche se utilizzando che vi stavo dicendo, se utilizzando l'altra spada farei sicuramente più danni, però siccome non è un problema. Ah, aspettate, la diminuzione dell'equipaggiamento ancora non l'ho utilizzata. Dovrebbe essere qui. Deteriorer. Esatto. Stavo dicendo appunto che utilizzando l'altra arma avrei fatto sicuramente più danni. Ora qui ovviamente devo anche curarmi un attimo. Perfetto. No, un lock. Tarnish.
Oddio. Oddio, meno male, era una trappola pannello risanatore. Anche perché si è aperta sta porta, ma non so quale porta sia. Cioè, per durare 2 minuti il timer vuol dire che è lontana. Nel frattempo i danni stanno aumentando perché vedete ho preso più PP. Cazzarola. Che cazzo ho fatto? Qua mi devo togliere un po' di... devo togliere il risk, ok. No, non ci credo che non l'ho colpito. Ma che? Ma serio? Dai. Cioè, col 60% di possibilità. Non è neanche questa la porta. Allora, riduciamo ancora il risk. Io sto esplorando praticamente alla cieca, a dire la verità. Perché non so quale porta devo aprire. Quindi è un po' un problema per me. Cioè, non so quale porta si sia aperta. Cioè, non me lo ricordo proprio. Anche perché effettivamente sono passati 12 anni dall'ultima volta che ho ricompletato questo titolo. Quindi diciamo che il tempo c'è. Anche perché lì c'è... No, mi sembrava un altro tipo. Oddio, sono ritornato indietro praticamente. Cioè, ho fatto praticamente il giro, si può dire. Avete visto? Sono ritornato nella stanza dei due maiali lì all'inizio. Ma sono tornato di nuovo lì. Ok, questa è una stanza nuova, ad esempio.
Con doppio forziere, tra l'altro. Oddio, questo è un Mimic. Qua devo cambiare arma purtroppo, perché a parte che ho riguadagnato tutte le queste con bestie è molto più forte, quindi mi serve questa. Madonna mia! No! Madonna, paralisi, veleno, tutto mi hanno messo. Il tempo scorre. Cioè non so più che cosa fare. Dai. No, io queste cose non le accetto però, eh. Ma dai! Ma no, non ci credo, ha saltato! Cioè, mi devono fare morire! Cioè, ha saltato la cassa anziché aprirla, ragazzi! Cioè... Credo di aver visto tutto. Facendo, ma è un... No, io non ci credo, io non ci credo che succeda una cosa del genere. Affinità, giavellotto, scudo tondo, guando Hellraiser. Accresce il tasso di successo della magia del 20%, equipaggiare su un'arma. Grimorio via, ripristina HP per un breve periodo di tempo. Lancia di Agan in due mani. Organizza oggetti, assolutamente. No. Cos'è che sono? I manici, come sempre. Metallo, resina. Legno rinforzato. No. Oh. Che ha fatto? Vabbè, mazze e scettri a me sinceramente non mi interessano. No, ma non può essere. Cioè, veramente scandaloso, signori. Quanta vita? Oh.
Allora, cura veleno. E vorrei vedere se ho una pozione per ripristinare gli MP che però non costi, cioè che non sia unico. Vabbè, bulbo del mana, amen. Ho sbagliato, porca. Ma poi giusto giusto è colpo critico. Sto tempo là sotto non ci voleva. Poi pure la musica che ti mette ansia. Cioè, proprio pazzesco. Ehi, vai così. Ci mancava solo la magia contro. Può essere che sia quella la porta finale, eh? Beh, fortuna che comunque mentre fai le combo o stai combattendo non ti scorre il tempo. Questi se mi droppassero una katana, però non sarebbe male. Non sarebbe veramente male. Oh! Un'esecutrice di ferro. No, non era neanche questa la porta. No, ma io non ci sto capendo niente. Cioè, sembrano tutte le stesse stanze qua. Non c'è una cosa che mi faccia capire cosa sta succedendo. Starnuto velenoso. Madonna mia. Non ci sto... Cioè, ho 55 secondi per non so fare cosa, perché... Dai!
Vabbè. Claymore! Questa è ottima! La Claymore è ottima! La Claymore è ottima! È un'ottima spada per il crafting! Perché l'ho letto, mi sono un attimo ridocumentato sulla meccanica del crafting delle armi, e la Claymore è davvero ottima. Bene. Heracles, ok, vabbè, si aumenta la forza. Ah, ok, si è migliorato l'equipaggiamento. Però devo stare attento, perché se mi colpisce un'altra volta sono fottuto. Madonna mia. Che cazzo? No! No, non ci credo! No, 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 no! Dai, non mi dire che perdo adesso, perché mi incazzo come una bestia. Oddio. Il boss. Vulcan Lance. Sbagliato, giusto per cambiare. Elementale della terra. Elementale della terra, eh. Quindi potrei mettere effettivamente, gli levo qualcosa. Però se facessi così, faccio modifica e metto incastona gemme nell'arma, nell'esecutrice, al posto di Braveheart metto questa, con affinità acqua. Aspetta, gliel'ha messa? No. Ed equipaggio al posto del canto del cigno. Ecco. Dovrei fare più danni. Ne faccio addirittura di meno. Allora, proviamo a fare così. Vai, mancato. Yeah. Sì, vabbè, ma è impossibile che mi fanno sti attacchi così tutti
tutti ripetuti e cioè non si capisce più niente. Ecco, utilizzo rigenera almeno. No, come veloce! Come veloce! Mi ha tolto la vita. Sono morto! Cristo! Ecco, ora devo ritornare lì. No, faccio un taglio e ci vediamo dopo. Finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta. Mamma mia, assurdo, ragazzi, assurdo. Ho patito le pene dell'inferno. Ma finalmente ce l'ho fatta. Praticamente quella porta si sblocca in lontananza è una porta che si trova dopo il boss che abbiamo affrontato prima. Quindi, avendo perso tanto tempo lì, non c'ero arrivato subito. Ma poi, rifacendo la strada da capo, finalmente ce l'ho fatta. Veramente, ragazzi, sono distrutto. Mentalmente sono distrutto. Però finalmente ce l'ho fatta. Finalmente ce l'ho fatta. Non sapevo più. Ma che? Non vedo più nulla. Aspetta, fatemi vedere un attimo qua dove posso. Ecco. Ecco, tra l'altro fallisco miseramente. Vabbè. No, se mi fanno fuori qua, stacco tutto. 3 di vita, ma l'altro. No, vabbè, però non può essere così. Cioè, veramente, io ci perdo veramente la vita qua. Anche perché sti maledetti pipistrelli qua, sti gargoyle, stanno lontani. Vedi, si fanno vivi soltanto quando attaccano. Come faccio a essere avvelenato se mi sono curato il veleno? Vabbè. Te le becchi le botte. Te le becchi le botte. Dai, ora si avvicina l'altro. E vattene a fanculo. Finalmente. Oddio. Madonna, soltanto altri nemici mi mancavano. Dai, Nostrum del Chierico, recupera 100 HP e 100 MP, figo. Allora, adesso qua io, a parte che non ci sto capendo nulla. Ecco, qua posso salire.
E adesso la porta non si aprirà da questo lato. Benissimo. Ah, ecco. Qua salvo. Ovviamente, dopo tutto quello che ho passato. No, veramente, ragazzi, voi non potete capire quello che ho passato. Non mentalmente non potete capire la mia frustrazione mentale a livelli imbarazzanti, veramente, a livelli imbarazzanti. Porta chiusa con la chiave di ferro. Cioè, e io ora qua cosa dovrei fare? Cioè, ma qua sono tutte le porte bloccate? Ah, ma là sopra c'è un'uscita però. Non l'avevo vista. Allora vuol dire che per ora da qua non posso andare, però da qua sì. Madonna, mi sono spaventato, ho detto, ma come, tutto bloccato e ora? Oddio. No, un altro boss, non ci credo. Tra l'altro un drago. Allora, oggetti, equipaggio. Io dovrei avere la lancia. Che fa molti più danni ai draghi. Ora. Innanzitutto. Mi metto una bella difesa magica. Bene, non gli levo nulla, perfetto. Ottimo! Non gli posso fare neanche la forza down, perfetto. Cioè, mi sono autotolto la difesa magica. Quanto posso essere rincoglionito? Eh? Quanto posso essere rincoglionito da 1 a 10? Vabbè, facciamo una prova, tanto non lo affronterò adesso sto drago. Magari lo facciamo la prossima volta, lo facciamo insieme. Ma qua non gli levo nulla. Cioè, quest'arma è DP praticamente. Non ho più DP. E non gli levo niente. E già col 68% non lo colpisco.
No, vabbè, ma sono messo malissimo. Sono messo malissimo. Sto drago è forte. Cioè, neanche con gli equipaggiamenti che io ho posso fare qualcosa. Sta laggando anche l'emulazione. Ma mi serviva soltanto il lag. Cioè ho dei piccoli colpetti di lag. È perché comunque anche sto praticamente montando i video degli altri episodi. Beh, però col fatto che gli giro attorno. Vedi, col fatto che gli giro attorno. Non mi riesce a colpire. Beh, questa cosa è positiva. No, mi colpisce lo stesso. Mi sono illuso. Beh, non era andato male come combo, eh. Cioè, 12. Veloce qua. Probabilmente ho anche i DP che si sono praticamente consumati. Per cui potrebbe anche essere questo che mi impedisce di fare. No, troppo veloce. Attacco speciale, quindi non posso counterarlo.
Peccato, perché comunque danni in testa glieli faccio, quindi magari sfruttare questa cosa non è male. Almeno gli faccio già un danno di base e... è veloce. Allora, un po' di danni comunque glieli ho fatti, eh. Cioè, non so adesso quanti HP abbia. Sono stato lento. Vedete, anche qua comunque ho fatto una bella quantità di danni. Certo, mi sono praticamente disintegrato, però è rischio 100 adesso addirittura, quindi direi che è arrivato il momento di utilizzare la pozione che mi riduce a zero il rischio. Colpo di coda, però non fa degli attacchi. Non fa degli attacchi particolarmente, diciamo, pesanti dal punto di vista di HP. Cioè, nel senso, fa solo, almeno per ora mi sta facendo solo attacchi fisici e colpi di coda. Che tutto sommato countero bene. Sconfitto! Sconfitto! Ce l'abbiamo fatta a primo colpo! Ero convinto di non farcela! Ero convintissimo di non farcela! E invece ci siamo riusciti! Tanta roba! Tantissima roba! HP più 3, vabbè. Diciamo che gli HP ormai abbondano, però. Apre una porta nella Vergine di Ferro PS. Drain Mind, questo è ottimo. E questo aumenta gli HP. Vabbè, questo già l'avevamo potuto vedere. Ah, stiamo andando avanti con la storia. OT, dove sei? Dove sei? Merlos. Forse è entrato in sintonia con la sua testa.
Ah. Ah. Si è ferito una gamba pur di non farsi leggere nella mente. Pazzesco. Che poi tra l'altro là si è preso la coscia, poteva beccarsi l'arteria femorale e morire. Deficiente. Colpisciti da un'altra parte. Quindi lui potrebbe effettivamente... Potrebbe effettivamente averci mentito allora, Sidney. Allora, intanto qua salviamo. Ma proprio in maniera pazzesca salviamo. E penso che per questa puntata possa veramente staccare. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e direi che ci vediamo alla prossima.